Un braccio di ferro tra grandi e piccoli partiti. Dietro lo stallo sulla legge elettorale si gioca la partita tra le forze maggiori e quelle che vedono in pericolo la loro stessa sopravvivenza. Da una parte, nonostante i contrasti Partito Democratico e Forza Italia che blindano l'accordo, possibile anche un nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi. Dall'altra, nuovo centrodestra, Lega Nord, SEL e Scelta Civica che chiedono modifiche su preferenze, soglia di sbarramento, di cui il tentativo di prendere tempo con la richiesta al Presidente della Camera di rinviare l'approdo in aula della legge elettorale previsto per dopodomani. Ma la tensione tra le forze politiche resta altissima. In Parlamento continua lo scontro sul decreto IMU, Banca Italia, che diventa anche pretesto per allungare i tempi e far slittare la riforma elettorale, di cui il clima avvelenato, quasi insopportabile, come le pesanti parole rivolte dal deputato grillino Giorgio Soriel nei confronti del capo dello Stato. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni. Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano arrivano attestati di stima e solidarietà da tutte le forze politiche. Di estremismo inaccettabile parla il Presidente del Consiglio Letta. Intanto, sempre riguardo alla cancellazione dell'IMU sulla prima casa e sui mancati introiti nelle casse dei comuni, è stato trovato un accordo con il Governo per lo stanziamento di 500 milioni di euro alle amministrazioni locali.